Oggi è San Giuseppe, la festa del papà, stiamo tutti a casa, c'è la quarantena. È un'occasione fantastica per ristabilire il nostro ruolo di padre. Oggi faremo le mensole! Sì! Spiegate a papà che la mattina voi dovete studiare e lui deve fare le telefonate di lavoro, che non è che siccome siamo in quarantena allora siamo giustificati a vivere senza regole? Ragazzi, sto cercando di lavorare. Bambini, venite qua che papà è convinto di vivere da solo. Non ha ancora capito che in una famiglia bisogna saper condividere gli spazi per venire incontro alle esigenze comuni. Ma papà, cresci però, Allora, gli Etruschi, nell'820 Cecilia, Cecilia, Cristo. Cecilia. Papà non può farcela, sta mettendo il sale nell'acqua. Cioè, non può fare due cose insieme. No, 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 dimmi, dimmi. Allora, nell'820 Cristo, nell'Etruria, si sviluppò la civiltà degli Etruschi. No, papà, forse è meglio No, non che dirlo. chiediamolo a mamma. Questa quarantena Che succede? Mi chiami mamma! ci ha confermato in modo Il inequivocabile registro elettronico della... Ma che qualcuno sa come... che il mondo trova rifugio solo sotto le possenti Il ali caso nel latte, nella carta o nella... di lei, la grande Eva. Oh, grande madre, ci presentiamo a te, noi umili figli, a chiedere soccorso. Abbiamo chiesto a padre, ma... Ma non è non è stato stato l'altezza, l'altezza, lo so. Venite Venite a a me, me, o o mie mie creature, creature, e e madre madre asciugherà asciugherà ogni ogni vostra vostra lacrima. lacrima. Perché viviamo l'epoca, vieni anche tu, Vieni figlio anche tu, mio. dell'evaporazione del padre. Terrorizzato dalla propria evaporazione, il maschio procreatore vaga smarrito alla ricerca di un nuovo ruolo. E quindi c'è il padre amico, c'è il padre urlatore. C'è il padre retorico. Due sole cose posso lasciarti in eredità, figlio: radici e ali. C'è il padre animatore, c'è il padre isolato. E poi c'è il padre. Che c'è? Che non evapora, ma gradualmente, senza paura, tramonta. Perché sa che dal proprio tramonto sorgeranno nuovi soli. Che significa? Poi chiediamo a mamma.